Bene amici di androidblog.it, finalmente riusciamo a provare insieme il Nokia X, che è il primo smartphone di Nokia con a bordo la piattaforma Android con un sistema leggermente modificato. Vediamo insieme cosa contiene la confezione di questo smartphone. Eccola qui dunque la confezione del Nokia X, lo smartphone Android prodotto da Nokia, che appunto è il più piccolo della diciamo, famiglia Nokia X, che appunto presenta anche altri smartphone del calibro di Nokia X Plus e Nokia XL, che è un po' la versione leggermente più grande per quanto riguarda le dimensioni di questo Nokia X che abbiamo sotto la telecamera. Andando ad effettuare subito questo unboxing, vediamo qui lo smartphone che ovviamente troviamo nella colorazione nera, che può essere anche acquistato nelle colorazioni rossa, blu, gialla, verde e bianca. Mettendo da parte un attimo lo smartphone, vediamo un po' cosa contiene la confezione. Troviamo qui subito i manualetti per le istruzioni, ovviamente in lingua italiana, visto che la nostra è un'unità italiana. Il caricabatterie, che questa volta non è micro con diciamo, l'ingresso USB e l'apposito cavo separato, bensì è solamente un'unica unità che integra appunto caricatore con il diciamo con il cavo già integrato. Troviamo poi anche un paio di auricolari non in-ear ma nella colorazione rossa, che sono davvero di ottima qualità. D'altronde uno dei diciamo degli aspetti più interessanti dei dispositivi di Nokia è proprio la grande cura verso gli accessori che troviamo all'interno della dotazione. Andiamo ad accendere lo smartphone, nel frattempo riepiloghiamo un po' di specifiche tecniche. Quindi, partendo dalle dimensioni, siamo di fronte ad un dispositivo con un'altezza di 115,5 mm per 62,9 di larghezza, per uno spessore di 10,4 mm ed un peso totale di 127 grammi. Come vi dicevo, la scocca di questo dispositivo è removibile, è nella parte posteriore del dispositivo, se riusciamo adesso a togliere questa scocca, che è abbastanza particolare. Vi dicevo, è un dispositivo dual SIM che ovviamente integra la possibilità di utilizzare due SIM in formato micro, e quindi da utilizzare nell'alloggiamento posteriore, prima e seconda SIM, e qui al centro la possibilità di aggiungere la micro SD che ci permette di appunto di espandere la memoria interna del dispositivo, che in realtà è a disposizione dell'utente di circa 1 GB o poco più, che diciamo nell'utilizzo quotidiano sono davvero molto ristretti, anche se comunque questo smartphone non è per chi richiede delle prestazioni diciamo proprio elevate dal proprio dispositivo. In ogni caso, abbiamo qui sopra, parlando di un attimo di design, abbiamo il jack da 3,5 mm per le cuffie. Nella parte frontale abbiamo l'altoparlante di sistema per le chiamate. Manca ovviamente il sensore di luminosità e la fotocamera frontale. Non sono presenti i tasti fisici, ma solamente uno qui a schermo, che ci permette di andare indietro nei vari menu di sistema, e poi lo vedremo nella recensione approfondita. Nella parte inferiore della scocca abbiamo il connettore micro USB per ricarica e connessione al computer, con il cavo che ovviamente non è incluso nella confezione di vendita. Qui abbiamo poi l'altoparlante che ci fornisce un suono abbastanza accettabile, e qui abbiamo poi la fotocamera da soltanto 3 megapixel che va a registrare scatti di una qualità che poi vedremo in modo approfondito nella recensione, che comunque non è al top. Ovviamente si tratta di uno smartphone che si colloca nel settore low cost, che poi andremo a vedere insieme in modo approfondito nella nostra recensione. Quindi continuate a seguirci, e per Android Blog Nicola De Cillis.